Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la conduttrice di Storia Italiana ha raccontato la comparsa di alcuni problemi di salute che l'hanno letteralmente distrutta. Sempre precisa e sul pezzo, Eleonora è al giorno d'oggi ritenuta tra le conduttrici più valide della nostra TV. Durante la sua carriera televisiva, cominciata intorno all'inizio degli anni 2000, la 45enne padovana ha partecipato alle riprese di molte trasmissioni. Continuando a parlare del periodo in cui ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, non possiamo non ricordare la sua presenza all'interno del cast della prima edizione in assoluto del Grande Fratello. Fino ad allora lavorava in banca ma, dopo il brillante percorso nella casa più spiata d'Italia, per lei si sono materializzate nuove prospettive. La Daniele, che per qualche anno ha vestito anche i panni dell'attrice, nel 2015 ha pubblicato il suo primo libro intitolato Storie vere. Tra cronaca e romanzo. Soltanto nel 2021 invece, la giornalista è tornata a scrivere un'altra opera, questa volta dedicata all'emozionante storia del suo compianto fratello, con il titolo Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello. Eleonora Daniele confessa i problemi di salute. Alcuni anni fa, la nota conduttrice italiana ha rilasciato un'intervista a Ok Salute. It, all'interno della quale ha confessato di aver sofferto a causa di una serie di problematiche di natura fisica. Eleonora ha rivelato che a peggiorare il suo disturbo sono stati senz'altro i tacchi alti che per lavoro è costretta ad indossare per diverse ore al giorno. In un primo momento avvertivo il solito fastidio collaterale all'utilizzo di calzature non salutari, ma poi la situazione ha iniziato a peggiorare fino a causarmi un acuto mal di schiena, tanto che alcune volte dovevo ricorrere alle iniezioni di antidolorifico e mettere le scarpe basse, ha dichiarato la Daniele che in seguito si è rivolta ad alcuni specialisti secondo i quali l'intervento chirurgico era l'unica via per risolvere il suo problema. Non volendo sottoporsi all'intervento, la giornalista ha spiegato il modo in cui è comunque riuscita a curare il pesante disturbo che l'attanagliava: ero totalmente contraria a qualsiasi tipo di operazione e allora iniziai con cicli di fisioterapia e sedute di massaggi. Questo tipo di cura ha mostrato sin da subito effetti positivi ma non ha eliminato del tutto la protrusione, perché alla base del problema, oltre all'uso nocivo dei tacchi, vi era uno stile di vita sbagliato. In questo modo Eleonora ha cominciato a seguire un'alimentazione corretta e, inoltre, ha ripreso a praticare attività fisica, migliorando nettamente il suo stile di vita, abbinato all'aiuto di un osteopata. Con il passare del tempo il dolore si è attenuato fino a scomparire, permettendo alla presentatrice televisiva di riprendere serenamente in mano la sua vita. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.